scorso weekend le strade del Parco San Bartolo sono state trasformate in un circuito d'eccezione per la Coppa Faro, rievocazione storica della gara automobilistica in salita che si teneva a Pesaro negli anni 50 e 70. Perché nella terra di piloti la febbre dei motori è sempre stata alta e già nel 1950 si correva la prima edizione della gara che allora si chiamava ancora Coppa Camera di Commercio, quando il campanilismo tra Pesaro e Fano si ritrovava anche in pista, tanto che fu proprio il pilota fanese Enrico Adanti a vincere la prima edizione del 1950 al volante di una Fiat Stanguellini 1100 davanti alla 1100 di Amleto Boattini. La seconda edizione partì nel 1970, esattamente 20 anni dopo, vinta dalla Ferrari Dino Barchetta dello specialista Pietro Lopiccolo. E ora, dopo 48 anni d'attesa, gli organizzatori sono riusciti a far rinascere la competizione all'ombra del faro di Santa Marina Alta. Grazie alla ferma volontà del pilota pesarese Alessandro Rinolfi e all'organizzazione della P&G Racing e al supporto dell'associazione Terra di Piloti e Motori, della provincia di Pesaro Urbino, del Rotary Club Pesaro Rossini e del Motoclub Benelli Pesaro. Un progetto condiviso dall'amministrazione comunale pesarese e dallo stesso ente Parco San Bartolo, che hanno disposto la chiusura al traffico della panoramica dal ristorante Bel Sit a ristorante Gibas, circa 4 km di curve e tornanti, mentre il paddock è stato allestito a Baia Flaminia, in modo da dare la possibilità agli appassionati di vedere le auto da corsa da vicino, considerando che le iscrizioni hanno superato quota 60 vetture, tra cui diversi pezzi interessanti come Jaguar E-Type, Porsche 911 e BMW 2002 TI. Pesaro è sempre stata una città più per le motociclette, per le due ruote, con la tradizione Benelli e poi con Valentino Rossi. Ecco, però anche le macchine hanno avuto la sua importanza. Abbiamo avuto Dorino Serafini, pilota ufficiale Ferrari, abbiamo avuto Gianni Morbidelli, anche lui pilota Ferrari. Perciò insomma c'è una tradizione anche sulle quattro ruote pesaresi. Tutto bene quindi, nessun incidente e una discreta partecipazione di pubblico, anche se c'è stato chi ha storto il naso, non vedendo di buon occhio una gara automobilistica all'interno di un parco naturale. Polemiche a parte, però, la prima rievocazione della Coppa Faro è stata certamente un successo, un appuntamento che può contare su un panorama mozzafiato e su una passione autentica del territorio. Ci vorrebbe un asfalto migliore per rendere le cose quasi perfette. Il Comune di Pesaro ci sta già lavorando e l'appuntamento è per il 2019 con la seconda edizione della Coppa Faro.